Si sono vissuti momenti di panico a Brunico, precisamente presso la nota cooperativa del latte Senni. Il motivo a dir poco allarmante, ossia la fuoriuscita di sostanze chimiche nel seminterrato dello stabilimento. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ogni pericolo, come rassicurato dal vice sindaco di Brunico. Pertanto i residenti possono stare tranquilli. Ma i brunicensi devono essere tranquillizzati, soprattutto perché sono intervenuti immediatamente delle persone competenti come i vigili del fuoco di Brunico e di Bressanone, è stata allertata la protezione civile e tutti gli organi competenti. Siamo pronti eventualmente a intervenire qualora dovesse succedere ancora qualcosa, ma siamo fiduciosi che per il momento il peggio è passato. Evitato dunque ogni pericolo per l'ambiente, la zona è stata messa prontamente in sicurezza. I motivi sono ancora da capire, o meglio da approfondire. Non voglio entrare nel merito di quello che è successo, di come è successo, ci sono degli accertamenti in corso. Il nostro compito era quello di mettere in sicurezza la cittadinanza, cosa che abbiamo fatto e che siamo continuamente vigili nel continuare a fare. Nell'incidente, a quanto pare, solo una persona sarebbe rimasta intossicata. Niente di grave, infatti, sono state prese tutte le precauzioni del caso. Non ci sono problemi per la popolazione, almeno questi sono i primi risultati delle analisi svolte anche dai vigili del fuoco che sono intervenuti. A titolo precauzionale abbiamo evacuato una piccola area intorno allo stabilimento in modo tale da non far circolare il traffico, in modo tale da evitare qualsiasi ulteriore rischio di problematiche. Si sta procedendo allo svuotamento delle cisterne e alle analisi chimiche per assicurarci il tipo di materiale che vi era ivi contenuto. Però diciamo che possiamo escludere per il momento ulteriori problematiche per la popolazione. Per quanto riguarda lo stabilimento, difficile dire quando l'area interessata sarà bonificata. Tuttavia la situazione è certamente sotto controllo. Al termine sicuramente dell'operazione dei vigili del fuoco, di bonifica, per cui escludo che nell'arco di poche ore si riesca a risolvere la situazione. Però questa è una situazione in evoluzione, per cui per quanto, come ho già detto, vengono esclusi grossi pericoli per la popolazione, chiaramente le operazioni si dovranno svolgere con la massima attenzione. Lo stato di emergenza causato appunto dalla fuoriuscita di sostanze chimiche ha coinvolto varie autorità che hanno collaborato in maniera impeccabile. Beh, sicuramente all'atto dell'intervento, appena c'è stata segnalata l'emergenza, siamo intervenuti con tutte le nostre pattuglie, tutti i nostri uomini presenti, per cui come può vedere tra carabinieri, polizia, polizia municipale, siamo intervenuti in massa proprio per consentire un'evacuazione eventuale e un blocco della circolazione intorno all'edificio.